Davide, lasci un'avventura importante come quella dell'Inter per un'altra inglese. Hai dei pensieri strani su questa avventura che no, si che chiude? Pensieri strani? Sono felicissimo e non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza. È stata dura per me fare questa scelta, però sono molto felice. Pensi a un riscatto, visto che Mourinho aveva puntato molto su di te, poi non è andata magari come pensavi, adesso hai voglia di un riscatto? Certo che ce l'ho, ce l'avrò sempre. Infatti sono andato là perché voglio ritrovare la nazionale, voglio ritrovare tante cose, soprattutto il gioco, e voglio star bene, insomma. Pensi che l'Inter non abbia forse creduto fino in fondo nelle tue qualità? No, l'Inter ha creduto. Poi magari un po' io, un po' loro, però alla fine è successo così, quindi facciamo questa esperienza e poi vediamo. Cosa porti dietro dal calcio italiano verso un'altra realtà? Ma cosa porto dietro? Porto dietro le partite che ho fatto, porto dietro un po' d'esperienza, però là è tutto un altro campionato, è tutta un'altra cosa, quindi vedremo cosa succede. Hai sentito Mario Balotelli? No, non l'ho sentito, però ho sentito Macheda e niente, mi ha detto che è felice che vado a giocare là e niente, vedremo. È rimasto confermato quello che era il programma iniziale, allenamento nel pomeriggio, allenamento nel